Bentornati ad un nuovo appuntamento sul canale Twitch di Round 2 e in replica per chi ci ascolta in formato podcast, un nuovo appuntamento serale dedicato al Q&A, ovvero a quel momento in cui voi ci fate delle domande inerenti al mondo videoludico e noi cerchiamo di fornirvi delle risposte che possano stuzzicare le vostre fantasie. Soprattutto mentre magari siete alla guida o in questo momento siete in spiaggia, relax, da qualche parte. Sappiamo che il Q&A Gaming è un appuntamento un po' diverso da quello solito della chiacchiera ogni giorno dalle 10 alle 12 su Twitch, più momenti vari ed eventuali di gameplay o di eventi speciali. Ma appunto qui si risponde a delle domande un po' più strutturate di chi non riesce a seguirci di solito in live e quindi ce le lascia così, stile casella postale dei vecchi tempi, e quindi siamo pronti a partire con appunto la sequenza di domande. Ringraziamo perché nonostante tutto, nonostante sia agosto, nonostante ci sia molta meno gente su Twitch, nonostante non siano arrivate le notifiche, quindi ci sia molta meno gente su Twitch oggi, le domande comunque non sono mancate neanche stavolta, e quindi ovviamente questa rubrica in particolare dipende in maniera proprio fisica da voi, sì. E quindi grazie. Anzi, come tutte le volte, purtroppo non ce la faremo a rispondere a tutte le domande che sono arrivate. C'era tette o culo? C'era grandi tette culo? Ok. Sì. Che è un po'... È un twist un po' diverso. È un twist differente. Sì. Meno banale, diciamo. Sì. Chissà, ma non risponderemo. Chissà la prossima iterazione quale sarà. Quindi ne ho selezionate diverse. C'era qualcuno che aveva lasciato due domande. Ho preso la prima, ragazzi, perché... visto che c'è comunque poco tempo e non sempre riusciamo a rispondere, cioè poco tempo, cioè comunque un'ora e mezzo, però nonostante questo voi siete tanti e non riusciamo a rispondere a tutti, mi sembrava scortese selezionare due domande per chi ne ha lasciate due, a meno che una non fosse proprio rapidissima, diciamo così, e speriamo di riuscire a farle tutte, altrimenti riprovate la prossima volta. Vi ricordiamo, la prossima volta sarà durante la game. La prossima volta sarà proprio durante la game. Non faremo mai il 23, perché il 23 ce l'ho per la Opening Night Live. Magari lo possiamo provare il 22. 22 sera. Possiamo provare il 22 sera, però è il giorno da che ora arriviamo. No, allora difficile. No, semmai lo spostiamo. Sì. A metà della settimana. Vabbè, comunque vi faremo sapere. Vi terremo aggiornati. Direi di partire subito ringraziando a priori tutti quelli che ci stanno supportando. Ricordiamo che visto questo appuntamento un pochino più istituzionale, ringraziamo soltanto alla fine chi si abbona, ma invitiamo anche chi ci segue in replica ad abbonarsi, se vuole, a venire sul nostro canale Twitch e supportare il progetto e quindi anche il podcast che magari state ascoltando in questo momento, lasciando un abbonamento o regalando qualche abbonamento o sorprese, come magari appunto i Q&A anche in trasferta. Ne arriverà uno dalla Germania a settembre, toccherà anche qualcuno dal Giappone. Assolutamente sì. Allora, si parte. In realtà questa domanda, guarda, l'avevo conservata dall'ultima volta, era rimasta lì e non lo so se può nascere qualche spunto interessante. Dark Samuel: ciao ragazzi, voglio chiedervi se per voi il termine videogioco non sia un po' stretto alle produzioni che ci regalano le software house più importanti dell'intero media. No. Cioè, nel senso, sono quelle questioni che capisco possono interessare molto ad alcuni, appassionano zero me, cioè le questioni, il videogioco è arte, sembra che ci sia una specie di necessità dall'esterno di legittimazione del professorone di turno, dell'accademico, soprattutto magari veramente di un retaggio diverso dal nostro che s'accorge, prende coscienza di questo mondo e dice ah sì, allora è giusto che abbiano questa legittimità, eccetera. E il fatto di metterci proprio semanticamente videogioco, il gioco magari è più legato alla dinamica, me lo immagino, il videogioco va bene per Tetris, sì, ma va molto bene per Road 96, certo, che è meno gioco ed è più, eccetera. Certo. È una chiacchiera che si può fare. Sì. Che per me, per il mio proprio punto di vista, trovo un po' fine a se stessa, un po' sterilina. Io sai che invece no. Nel senso che... allora, io sono convinto che
comunque sia, ad oggi, chi lo utilizza quotidianamente perché il videogioco lo vive, cioè chi vive il videogioco e utilizza questo termine, ormai abbia assolutamente interiorizzato il fatto che il videogioco non necessariamente deve essere per forza sfidante. Lo utilizza come un termine che ormai è entrato, insomma, nel vocabolario comune, e sa benissimo a cosa si riferisce. D'altro canto, io credo anche che le parole siano molto molto importanti, e chi ancora il videogioco lo guarda dall'esterno, secondo me un pochino polarizzare dalla terminologia che viene utilizzata si fa ancora. Non solo, secondo me a volte anche all'interno c'è chi, in maniera un po' furbetta e forse anche un po' deleteria, utilizza proprio questa terminologia per portare avanti delle proprie battaglie che magari, insomma, si potrebbero anche mettere un po' da parte, tipo: ah, ma Death Stranding non è divertente, il videogioco si chiama gioco e quindi ti deve divertire, che è una roba che mi fa esplodere il cervello. Però meglio. Però secondo me ogni tanto questa terminologia, in maniera implicita o addirittura volontaria o involontaria, genera un po' di, non lo so, di, però non è un po' di coda di paglia il fatto di dire videogioco enfatizzando il gioco, quindi la componente ludica a dispetto magari di quella narrativa o anche solo produttiva, perché secondo me c'è anche qualcosa da dire. Non è un po', appunto, coda di paglia, come se dici: però se lo chiamo così sto un po' banalizzando la roba. Invece, secondo me, non stai banalizzando niente. È semplicemente che ti stai, al contrario, un po' adattando a quelli che non vogliono legittimarlo, che tanto sono dei tromboni settantenni, che chi se ne frega, non lo capiranno mai, fa niente. Soprattutto in un paese come il nostro, che è difficile, secondo me, nell'aprirsi a cose che sono un po' diverse dallo standard. Guarda, io non lo vedo come coda di paglia, e non solo, ti do anche un'altra sfumatura. Quando il termine videogioco è nato, di fatto la componente più spiccatamente ludica, certo, sfidante, era davvero l'unica. Certo, sì. Quindi quel termine all'epoca era anche più preciso nel definire esattamente questo tipo di software. Mentre secondo me, in un'epoca alternativa in cui il software, anche diciamo legato al passatempo, fosse stato fin da subito anche molto narrativo, in modo diverso, forse sarebbe nato un termine diverso. Quindi io non trovo del tutto sterile l'idea di delineare delle terminologie alternative, però trovo molto molto difficile l'applicabilità di queste terminologie alternative. Questo sì, cioè trovo molto difficile che da oggi in poi tutti insieme decidiamo che invece di chiamarlo videogioco lo chiamiamo videoludo. Smettila. Opera multimediale interattiva, come dice Copemon, che fra l'altro è anche una proposta, diciamo, nominale avanzata da Marco Accordi qualche tempo fa. Però trovo proprio difficile che... ci dissociamo. Sì, ovviamente, da cui esatto, prendiamo delicatamente le distanze. Però insomma l'ha fatta questa proposta, è giusto anche accademicamente riconoscergliela. Sì. Trovo difficile che tutti insieme si possa decidere da ora in poi si chiamano OMI. Impossibile, per me è impossibile. Andiamo oltre? Vai. Andiamo oltre e leggiamo Uzzo, guardalo. Ta. Ciao ragazzi, domanda secca: qual è il vostro villain preferito dei videogiochi? Pam. Si passa dalla discussione lessicale alla cattiveria, proprio quella brutale, che non... Sto pensando, mamma mia, così su due piedi non mi viene in mente niente. Allora, guarda, così su due piedi, allora secondo me c'è da distinguere però vari tipi di villain. Ok, sentiamo. C'è il villain che è iconico soprattutto per il design, le forme. Sì. E lì mi viene in mente Pyramid Head. Ok. Cioè, che è proprio... Sì. Non è un villain. È un simbolo, diciamo. È un simbolo, è il simbolo della cattiveria, proprio, sì, no? Però come fai a dire che Pyramid Head, no, magari, certo, è un bel villain per le sue motivazioni? Sì, qual è la sua motivazione? Ovvio. Cioè, ovvio. E poi invece quelli che sono spietati calcolatori, che sono villain propriamente detti,
E io oscillo fra Ocelot e Wesker, che sono fra l'altro i primi due che hanno citato in chat. Forse un pochino più Ocelot. Per me è Ocelot, sì. Oddio, forse qualche JRPG. Non facile. A me onestamente viene difficile rispondere. Perché vabbè, skippi le cazzine, no, quindi non sai le motivazioni. Se devo dire un nemico dei videogiochi, per assurdo senza aver giocato, però mi ricordo un sacco, è Vas, per esempio. Rappresentato proprio, certo, secondo me, memorabile. Una tipologia di anche centralità della figura dell'antagonista che diventa, cioè, se ci pensi, in Far Cry 3 è molto più il protagonista Vas, senza tra l'altro, sì, essere davvero il proprio il cattivo, sì, e tutto, del protagonista del gioco. Certo, sicuramente. Quindi è un racconto ribaltato. Però l'ha fatto in ambito, diciamo, dell'action shooter occidentale, perché nell'ambito dei JRPG esisteva da anni l'idea, sì, del villain. No, però era più... pensa anche al marketing, cioè come è stato raccontato il gioco. Sì, hanno messo lui al centro di, certo, tutto. Sì, sì. Ed è una cosa particolare. Sì, sì. Quindi, se devo, mi viene in mente quello. Però, personalmente, se devo dire che c'è stato così su due piedi un cattivo che veramente mi ricordo in maniera super definita, faccio onestamente molta più fatica a citarne uno. Anche perché magari mi ricordo delle belle boss fight, per esempio. Mm-hmm. Ma non legate alla caratterizzazione del, certo, personaggio, che dico essere, no, ma infatti clamorosa. Ha chiesto il villain, no, non la boss fight. Esatto, è per quello che mi viene un po' difficile, mm-hmm, onestamente rispondere alla domanda. Cioè, ci sto pensando, cioè, voglio dire, io non mi direi nemmeno con la pistola puntata alla tempia Bowser, per dire, cioè, no, cioè, non ce la faccio. Oppure anche, che ne so, faccio un esempio sempre pratico. La battaglia contro la boss fight con Bob Barbas in Devil May Cry DMC, quella con i titoli del telegiornale diegetica, sì, che cioè, era fighissima proprio anche come idea, la televisione col persuasore occulto, bla bla, sì, bla bla, ma però ok, è, cioè, no, il nemico, no, non era niente. Ma infatti, secondo me, come villain, insomma, hanno molto più, no, impatto. Ganondorf non, no, per me. Secondo me Ganondorf ci potrebbe stare più di Bowser, sicuramente, perché comunque è un simbolo. È un simbolo, sì, esatto. Però fra poca roba, cioè. No, sono d'accordo. Anche infatti, nel suo essere me... un archetipo, è troppo moscio, stereotipato e monodimensionale. Sì, sì, ma infatti secondo me come villain uno... Cioè a me viene da andare su quelli dei JRPG, ci sono tanti che citano Kefka o Sephiroth, che sicuramente nell'ambito della saga di Final Fantasy sono quelli che più hanno lasciato il segno, e che sono anche, secondo me, più caratterizzati e che più si fanno odiare, oppure davvero qualcosa a modello grandi titoli narrativi come Metal Gear, e a me è subito venuto in mente Ocelot, che forse complessivamente, per gusto mio, è un po' sopra rispetto agli altri che ho appena citato. Poi faccio fatica anche perché, per dirti, anche in giochi narrativi che io amo profondamente, God of War, The Last of Us, cioè il cattivo nel senso di proprio di villain, in quanto tale, come figura, non emerge, non, no, c'è in, certo, modo così forte. E quindi, boh, non lo so. Sì, Andrew Ryan, Andrew è una buona Ryan, risposta. Andrew Ryan, che ce sta, lo suggerisce Felice, potrebbe essere, è una bella risposta, secondo me, un po' sfumata, ci sta, è vero, ci sta. La prossima domanda è quella di Horus God, che dice: buongiorno ragazzi, oggi una domanda un po' così. Meglio la mobilità di Switch per giocare indie come Hades, Little Nightmares e altri, oppure preferite le migliori prestazioni, quindi un colpo d'occhio migliore sul PC? Quale di queste due opzioni permette di godere al meglio di queste esperienze? Questa domanda è una, in realtà, per chi ci segue assiduamente, insomma, sa già probabilmente qual è la nostra preferenza personale, però l'ho voluta mettere perché, sai, l'utenza che segue il Q&A magari è parzialmente diversa, c'è, cioè, chi ci recupera appunto come podcast. Anche più occasionale magari. Sì, sì. Allora, da un lato potrei dirti Steam Deck, così mi salvo in corner e va bene tutte e due. Uniamo la portabilità di Switch all'usabilità del PC e delle prestazioni un po' migliori. Quello che secondo me però è la risposta che
mi viene proprio da darti è dipende dal gioco. Cioè, secondo me, anche avvicinare all'interno della tua stessa domanda un'esperienza profondamente narrativa, per tornare al discorso iniziale del videogioco, è un'esperienza dove invece secondo me c'è una parte di scrittura, di dialoghi, di cose importanti, ma è sempre molto secondaria all'esperienza proprio fada alla mano di menare di Hades. Io non riesco a comunare questi due giochi, cioè per me Hades tutta la vita in formato portable, perché Hades giocato al mare, giocato in bagno, giocato a letto, è uno spasso assoluto. Io Little Nightmares non lo giocherei mai in quel modo lì, perché secondo me invece è al contrario, un'esperienza da vivere in maniera più attenta, certo, misurata, raccolta, dove magari in quel caso lì le texture in sì, 4K la magari anche più la fanno distesa a livello di tempo che hai da certo dedicare al gioco. Bravo, perché sì, Hades no, esatto, cioè, la fermata del tram 20 minuti certo di partita, e puoi anche decidere, vabbè, ormai l'ho fatta, magari stava andando bene, pezzetto, la butto, no, ma anche un pezzetto di livello fra sì, e poi certo lo continui, sì sì sì, certo, sì. Puoi anche decidere di buttarla sì, via sì, e sì, tornare a casa con le pietre che hai sì, sì raccolto, mentre Little Nightmares è chiaro che se ti metti lì e dopo 20 minuti stacchi non senti neanche, come posso dire, un senso di soddisfazione, di avanzamento, di progressione, che cosa hai visto, che cosa hai fatto. E aggiungo, quindi le cuffie anche, perché bravo, se lo giochi bravo a casa, al buio, con un bel surround come quello che ha Luca Neri a casa, oppure con delle belle cuffie, è una roba, personalmente, ripeto, pensare, immaginarmi di giocare a Hades in metropolitana, anche che c'è un viaggio lungo in treno, onestamente, Little Nightmares. Scusate, Little Nightmares, per me ti perdi tutto. Certo. Sì, sì, non ho niente da aggiungere. Eccoci qua con la prossima domanda di Miroslavoski. Ciao a tutti ragazzi, secondo voi il silenzio di From Software riguardo ad eventuali DLC di Elden Ring è da considerare come una prova che ci stanno lavorando e che probabilmente usciranno nel 2023? Oppure possiamo ormai considerare chiusa l'opera? Guarda, questa l'ho messa perché spero di dare una risposta che possa essere veramente utile per vivere il mercato. Per far capire i meccanismi. Sì, in un ci altro sta, modo. Ci sta. Mai e poi mai possiamo considerare il silenzio relativamente a un sequel, un'opera, un DLC, che magari vorremmo anche molto fortemente come la conferma del fatto che ci stanno lavorando. Alle volte ci sono davvero delle logiche produttive che non sono facili da sondare, e non dobbiamo nemmeno aspettarci che questo mercato, che è già tartassato di leak, di rumor, di voci di corridoio, debba necessariamente darci delle conferme. Aspettiamo, vediamo che cosa decideranno di fare, e quando arriverà il momento di una conferma o di invece la conferma di un'altra strada per il franchise, lo prenderemo, ecco. Non, cioè, mi è sembrata una domanda che andasse proprio nella direzione di voglio questo DLC e sono portato a interpretare qualsiasi segnale come il fatto che questo DLC stia per arrivare. Io voglio aggiungere una cosa che secondo me serve proprio per far capire, non lo dico da professorino, però per spiegare un po' i meccanismi. Ragazzi, capisco la passione, capisco la genuina voglia di continuare a giocare qualcosa che ti è piaciuto e che magari hai spolpato fino al midollo, eccetera, eccetera. Però, ragazzi, cioè, il mercato dei videogiochi, che pure ha a volte delle sue concessioni nutellose di annunciare le robe 8000 anni prima, il teaser del trailer col countdown, ok? Però, cioè, mi viene da sorridere, legge la domanda e dice, tipo, questo silenzio è... Ma Elden Ring è stato pubblicato 6 mesi fa, ma letteralmente se andate a prendere il calendario, cioè in 6 mesi cosa volete che dovessero fare? Sia che, tra l'altro, poi è venuto 300 miliardi di copie, quindi è molto probabile che ci sia un seguito concreto in termini magari appunto di supporto post lancio. 300 miliardi è... Ah ok, l'ha scritto anche, segnala... esatto, perfetto, è la cifra giusta. Però, cioè, in 6 mesi, ma cosa doveva... Anche che ha venduto tantissimo, vendeva pochissimo, ma in 6 mesi che cosa dovevano fare, ragazzi? Cioè, non si può, nel senso che capiamo anche quali sono i meccanismi, i giochi vanno comunque sviluppati, vanno supportati. Arrivo a dire che anche avessero avuto a monte l'idea di far uscire dei DLC,
magari non li avrebbero nemmeno ancora annunciati. Col DLC che magari arriva, per dire, non succede, però che arriva a ottobre, non ne parli adesso, perché non è detto che succeda. Perché, ripeto, ha avuto un successo travolgente e molto al di là delle loro aspettative. Però diamo tempo al tempo. Non è che è un gioco di 6 mesi fa, è un gioco vecchio, che ha bisogno di aggiornamenti, se no è morto come con la muffa sopra come soprattutto, papà di stamattina. Soprattutto, cioè tu citi un gioco che è uscito 6 mesi fa, ma per Elden Ring il caso è stato anche più rumoroso, nel senso che veramente dopo un mese c'era la gente che appena finito ne voleva ancora un po' e diceva quando un DLC, ma veramente dopo un mese. Quindi sì, ma c'è. Cioè, veramente lasciategli un attimino di respiro. Al di là di questo, nell'ultima parte della domanda c'era scritto possiamo considerare l'opera compiuta? Anche in questo caso, ragazzi, credo che la possibilità di lanciare un DLC oppure magari di prendere dei contenuti che sono ancora che non sono stati inseriti nel gioco finale e magari spostarli per un sequel, più che per una che ha una volontà autoriale, in questo caso soprattutto a fronte dei 15 milioni di copie vendute, risponda, la possibilità risponda ad una necessità commerciale. Si sentiranno con il publisher e vedranno se ci sono i tempi per sviluppare un DLC, perché tanto quel mondo lo puoi, volendo, allargare, puoi raccontare altre storie, via dicendo, oppure vedranno se invece magari risparmiare un po' di tempo nello sviluppo del sequel, perché per fare un DLC ovviamente ti serve forza lavoro, se non lo fai c'hai quella forza lavoro che va direttamente sul sequel e magari riesci a far uscire un eventuale sequel 6 mesi prima. Quindi sono logiche anche commerciali. Ricordiamo che il videogioco nasce, si spera, da una finalità espressiva. Non tutti ce l'hanno, ma si spera che la maggior parte dei videogiochi ce l'abbiano. Ma resta un prodotto calato nel mercato, soprattutto quando si parla di numeri così grandi e di publisher comunque così addentro alle dinamiche di produzione. È chiaro che non è Miyazaki che decide da solo, ecco, per chiudere la questione. Croft Manor. Ciao raghi, finalmente sono riuscito ad entrare nel forum. Ecco la domanda: quando verrà finalizzata l'acquisizione di Eidos e Crystal Dynamics da parte di Embracer e di quanto possono incidere i tempi di acquisizione sullo sviluppo del nuovo Tomb Raider? Pensate che lo vedremo almeno ai The Game Awards 2022? Allora, tecnicamente io non so se sia già stata finalizzata, eccetera, però comunque è una cosa ufficiale ed è un'acquisizione che credo sia, cioè non sia da mettere al vaglio di eventuali antitrust o cose simili. Sicuramente perché... ma mi pareva di aver letto che avrebbero poi finalizzato tutto entro 6 mesi dall'annuncio. Okay. Una cosa del però genere. Diciamo non che ci metto la mano sul fuoco, appunto, ma tecnicamente magari non è ancora successo, ma però non c'è il dubbio che qualcuno possa alzare la mano e dire assolutamente no. Secondo me è chiaro che Lara Croft e tutto quello che le ruota attorno siano non un asset, ma l'asset principale che tu ti sei andato a garantire con un colpo, tra l'altro veramente al mercatino delle occasioni, perché ne abbiamo parlato anche in un episodio di Gong. Addirittura il fondatore originale di Eidos Montreal, che è uscito dall'azienda nel 2013, diceva le hanno svendute, secondo lui, secondo cose che aveva sentito dire, perché probabilmente forse c'è dietro Sony che ha interesse ad acquisire Square Enix, la filiale giapponese, senza avere, diciamo, senza dover pagare molto di più anche diramazioni occidentali che le interessavano meno. Questo è un rumor autorevole, ma rumor è. Resta il dato di fatto che sono stati svenduti e che sicuramente, al di là di tutto, Tomb Raider è l'IP più importante, perché è quella che ha raccolto più consensi recentemente. Poi ti sei andato a prendere, volendo, anche Legacy of Kain, Thief, Deus Ex, chi più ne ha più ne metta, però quella è la punta di diamante. Embracer credo che abbia tutto l'interesse di questa punta di diamante farla brillare il più possibile. Da lì a mettere fretta, a dire per forza lo inseriamo nei TGA per avere più visibilità, eccetera, secondo me non è mai la logica che hanno loro adesso. Tra l'altro li ho presi, siccome Embracer già ne ha tanti di team, ma di cose veramente irrinunciabili ne abbiamo vista mezza. Probabilmente quella è una di quelle che dice ok, ripartiamo da quella qualità lì. Secondo me poi, per
quanto riguarda la prima parte della domanda, ovvero quanto un'acquisizione può impattare sui tempi di sviluppo, dipende molto da com'è lo, cioè da, dallo stadio a cui si trova lo sviluppo. Perché è chiaro, se si trova ancora a uno stadio molto preliminare, ci sta anche che il nuovo, la nuova proprietà abbia voglia di dire no, guarda, cambiamo questo perché non mi piace. È chiaro che se sei, non voglio dire alla fase di polishing, ma comunque a metà della produzione, è molto più difficile che invece la nuova proprietà possa dire no, cancella quella feature su cui hai lavorato per gli scorsi 2 anni e mettiamoci in un'altra. E poi fra dipende dai singoli accordi e dalle singole attitudini. Pensiamo per esempio a Microsoft, che quando acquisisce Ninja Theory, sì, sì, li fa lavorare lo stesso a, come si chiamava il gioco, che quello multiplayer che è durato 6 mesi, che era pure carino, c'era un edge nel mezzo, Bleeding Edge, ok, e dice finitelo perché ci state già lavorando, certo, sappiamo che comunque ci tenete, certo, lo volevate fare, anche se non ve l'abbiamo commissionato noi, lo finite come vi va, perché, certo, ci sembra giusto così, certo. A volte magari qualcuno potrebbe essere un po' più controlling in inglese, sì, cioè più dirti no, sì, adesso sei mio, fai quello che vuoi, e sì, dirti quella roba lo stai facendo, cioè messo è, non mi interessa, via, buttala, tagliato, via, fine. Può succedere, sì sì, dipende. La stessa Microsoft invece, per esempio, con Psychonauts ha usato un approccio addirittura più virtuoso, cioè ha allungato i tempi di sviluppo dandogli più fondi per fargli mettere più cose, esatto, stando alle parole appunto di Double Fine stessa. Quindi è veramente impossibile fare una proiezione, insomma, senza conoscere un pochino di più la situazione. Però siamo d'accordo che non ci sarà mai la fretta loro di dire dobbiamo presentare il gioco lì per entrare nel... Non gliene frega niente, assolutamente. Eccoci, la domanda di Lontra Ombra. Salve Old Foss e Bimbo Marco, complimenti per l'ottimo lavoro, scanzonato, idiota e alle volte intelligente, con forti elementi di critica moderna grazie al Bimbo Marco e al demone interiore, che è da un po' che manca. La mia domanda è semplice ma di difficile risposta. Secondo voi, perché la comunicazione in ambito videoludico negli ultimi anni fa così schifo? Leaks, mentite, shadow drop su blog dopo un evento ufficiale. Perché? La pandemia ha davvero cambiato così tanto le cose o si naviga letteralmente a vista, con il timore non solo dei competitor ma anche delle critiche sterili di una community che si lamenta per ogni singola cosa? Grazie per l'attenzione e salutate Pera, che passava era qua un secondo fa. È complicata questa. Io credo che un po' il riassetto mondiale dato dalla pandemia publisher sì, non l'abbiano metabolizzato né durante né del tutto adesso. E secondo me questa cosa c'entra molto, cioè al di là di un, per esempio, un E3, delle fiere in crisi, no? In generale, non solo l'E3. Perché abbiamo parlato della crisi, le tre e tutto, ma questa Gamescom non è che sembri essere esattamente scoppiettante. Straripante! Esatto. In teoria poteva invece essere l'anno buono per dire guardate, sono io la nuova regina. Però l'assenza di, quindi, una forma fisica, eccetera, non è stata sostituita da una digitalizzazione della comunicazione degli eventi all'altezza. Pensiamo anche al cavallo pazzo che è Nintendo e come butta là le cose in maniera abbastanza strana ultimamente. Io non credo che sinceramente sia paura delle reazioni delle community, quello no. Secondo me è un po' di difficoltà di riorganizzazione, di difficoltà logistiche, un po' poca magari visione, perché a volte si perdono in un bicchiere d'acqua. Lo cito anche oggi perché lo devo fare. Cioè, per me Dragon's Dogma annunciato con la maglietta due giorni dopo l'evento di Capcom è l'esempio di questo. Get over it! No, è l'esempio di come è messa questa industria, cioè male. E boh, cioè, però... l'unica cosa che dico è non ci vedo una paura delle reazioni delle community. No, secondo me quando arrivano i merdoni arrivano senza che li prevedi. Sì, sono d'accordo. Cioè, oddio, magari c'è qualcuno che un pochino tenta di prevedere e arginare a priori possibili merdoni, però è una variabile completamente impazzita e impossibile da razionalizzare a priori. Guarda, io voglio dire che arrivo a pensare che forse il Covid anche un pochino
incentivato il rinnovamento di alcune strutture aziendali. Tanta gente se n'è andata, ha deciso di cambiare vita, ha deciso di cambiare azienda. Tanti li hanno tagliati le aziende. E quindi magari in tutto questo ci sta anche un po' di riassestamento aziendale propriamente detto, insomma, con nuove leve che si devono formare, gente che arriva dall'esterno del mercato dei videogiochi e prende delle decisioni, magari anche ad alti livelli, senza però magari avere quell'expertise, quel know-how costruito nel tempo che gli permetterebbe un pochino di avere un po' più di lucidità. Non lo so, secondo me ci può essere anche questo fattore, però è tutto ovviamente un'ipotesi. Beh, aggiungiamo però nell'equazione, perché c'era nella domanda, la componente anche, secondo me, è giusto mettercela e prenderci anche una fettina di colpa, magari noi adesso meno, però è giusto, la stampa, nel modo in cui, secondo me, certe cose le enfatizza, le trasforma in notizie quando non lo sono, alimenta una certa confusione, un modo superficiale di vivere e raccontare le cose, una maniera di, ripeto, trasformare in succede questa cosa, una cosa che nessuno ti aveva detto che sarebbe successa, e poi di conseguenza innescare la parte più fumantina delle community, eccetera eccetera. Cioè, per me quella roba lì è comunque un elemento che va messo così in evidenza, ecco. Comunque ho sentito che poi il DLC di Dragon's Dogma lo presenteranno con un logo sulle mutande, Marco. Da porro? Sì, esatto. Esatto. Tizio Burbero, ciao Marco e Fossa. Ultimamente mi è venuta voglia di un JRPG fantasy medievale stile Final Fantasy 9, ma più recente, tipo attuale o precedente generazione. Se fosse su Game Pass meglio, ma non è per forza necessario. Una cosa come Dragon Quest 11 potrebbe andare bene, altri consigli? Dragon Quest 11 sei andato proprio a prendere chiaramente, insomma, un grande capolavoro. È un fantasy particolare, perché è un fantasy comunque, diciamo, riletto almeno esteticamente, non solo, dalla china di Toriyama, e quindi è un fantasy cartoon, è un fantasy orientale, è un fantasy, sì, non cartoon, anime, diciamo così. Però sicuramente come gioco è eccezionale e te lo consiglio. Se hai un pochino di oscillazione sulla ambientazione, e questa cosa del fantasy magari non era proprio diciamo un punto fermo, ti consiglio anche Yakuza Like a Dragon, che è insospettabilmente un JRPG. Cambia ovviamente tutto, però è proprio un bel JRPG a livello di meccaniche di turnazione. Io allora ti faccio, sempre volendo barare un po' e rompere un po' i tuoi argini, io ti dico, se invece non è strettamente il JRPG la cosa che ti vincola, potrebbe anche dare un'occasione, non è su Game Pass, però per esempio la serie di Fire Emblem, l'ultimo, Treehouse, eccetera, è molto fantasy, è molto narrativo, con anche tutta la parte di life sim, eccetera. Se hai un Nintendo Switch, secondo me può essere una... Mi viene in mente Octopath Traveler, invece, perfetto, che è quello lì. Però ecco, magari lì, diciamo, tu volevi qualcosa di più recente. Quello è più recente, però con un'estetica che invece richiama molto le generazioni più vecchie. Quindi, insomma, c'è sempre da un pochino da capire. Se vuoi prenderti qualcosa di più piccolino, ci sono anche alcuni titoli di Tokyo RPG Factory, come Am Setsuna. Sono un po'... Non sono eccelsi. Sono un pochino più contenuti rispetto a tutti questi titoli che abbiamo citato, e quindi magari possono essere anche un po' più giusti per una settimana di vacanza. Ti vuoi portare con te la console e giocare una settimanina senza magari farti un'avventura a 70 ore? Vai a sapere, ci potrebbe stare. Ma l'infezione è quello della tipa della coltivazione del riso? No, quello come si chiama? È sempre rimasto qua, non l'ho mai recuperato e mi sembrava super carino. Ricordo il sottotitolo, si chiama Of Rise and Ruin. Esatto, sembra. esatto. Però quello mi sembra molto carino. Non era JRPG. No, infatti. Era un action bidimensionale con una fase di coltivazione. Devo ammettere, carino, ma
non particolarmente Sakuna, ecco. Sakuna, bravo. Bravi. Non particolarmente varia, diversificata e piacevole la fase di coltivazione. Ok. No, no, infatti mi interessava più per la parte action, che sembrava... Ci stava, sì, sì, perché poi combatteva con tutti gli strumenti che di solito venivano utilizzati per la coltivazione del riso. Particolare. Lorenzo 999X... 939? No, 999. Secondo voi la formula punitiva dei Souls, soprattutto nei primi, quanto è stata frutto dell'istinto un po' folle di Miyazaki e quanto è stata studiata a tavolino per generare quelle sensazioni altalenanti fra frustrazione e soddisfazione? Guarda Lorenzo, secondo me all'inizio è stato proprio un gran colpo di culo. Possiamo per dire quanto è stata culo, che è il vero elemento che lui non ha citato, che secondo me c'è e se lo dice anche Miyazaki, se sì, è onesto. Sì. È stata un gran colpo di culo. Allora, secondo me era una generazione in cui c'era voglia di... riportare, non c'era voglia, cioè è comprensibile che qualcuno avesse voglia di riportare la difficoltà nel gaming, perché era una generazione, quella PlayStation 3, 360, ricordiamo che quella Wii, quella Wii, tu, certo, perché là era il termine che Demon's Souls è arrivato nel 2009 diciamo in Terra d'Oriente, poi nel 2010 invece in Occidente, a durante il ciclo vitale di PlayStation 3, però era una generazione che aveva un pochino la voglia di sdoganare il videogioco a chiunque, e questo sdoganamento veniva fatto attraverso l'abbassamento o addirittura l'annullamento della difficoltà. E i tutorial spinti in gola, cioè... Esatto. Mamma mia, che generazione, che periodo buio. Quindi, secondo me, è genuina la voglia di, che Miyazaki poteva sentire, o che From Software poteva sentire, di riportare un pochino la difficoltà al centro dell'esperienza ludica. Ci ho detto, quel bilanciamento, quella... No, ma secondo me l'innescare quella roba nella community. Bravo, quella è... capacità di innescare... Impossibile da prevedere, totalmente di culo. Ma totalmente di culo. Cioè, poteva andare nella direzione completamente opposta. Cioè... È stato un caso che il pubblico abbia ben recepito quella difficoltà, che a tratti fra l'altro era veramente estremamente pronunciata, anche perché tutto il gioco è molto criptico, e l'abbia recepita così bene che poi abbia fatto comunella, fra virgolette, e abbia utilizzato fra l'altro anche gli strumenti della condivisione sul web per leggere il racconto, interpretare la storia e aiutarsi e trovare delle scorciatoie, dei... sistemi per ottimizzare le partite, scegliere quale delle arcipietre fare prima e via dicendo, aiutarsi. Forse è stata innescata un pochino anche dal fatto che ci fosse la possibilità di lasciare dei messaggi, ok? E non dico che sono stati quelli che poi hanno innescato il tutto, ma quelli hanno convinto il pubblico ad aiutarsi anche su altre piattaforme. Ci potrebbe stare, però è veramente difficile ipotizzare che tutto fosse fatto, no, per che calcolo. Che a tavolino potevi fare, no, per sperare in quel risultato lì, secondo me è proprio fantascienza. Poi dopo ci sta che invece tutto il bilanciamento sia stato fatto con più calcolo, perché quella difficoltà era diventata un elemento distintivo, e allora la quantità di boss, le scorciatoie, insomma, ci sta che sia stato più studiato. Primo, certo, secondo me, è stato proprio completamente casuale, o quasi. Giusto anche citare quello che scrive in chat: inglese videogiochi, combaciato con l'epoca d'oro degli influencer su YouTube per il gaming, verissimo. È vero. Cioè, se pensi, se fosse rimasta l'era di GameFAQs, di cui parlavamo qualche settimana, certo, fa, era completamente un'altra cosa in termini proprio di appeal, di discussione, sì, sì, di visibilità, diversissimo. Era l'epoca anche delle wiki, per esempio. Perché anche quello non è da sottovalutare, cioè il fatto che le wiki fossero, si stessero diffondendo, e che le community molto verticali su un prodotto di intrattenimento in generale, non necessariamente del videogioco, potessero creare, diciamo, veramente una vera e propria mini enciclopedia di quel gioco, che includesse sia elementi interpretativi sia suggerimenti su come giocarlo, anche quello è stato fondamentale, ragazzi. Quindi vai a ritrovarlo un periodo così.
Mirk92, ultimamente ho avuto il piacere di apprendere tutta la storia dietro lo sviluppo e la creazione di Dark Souls, quindi siamo sempre in tema. E devo dire che nonostante non sia il mio genere, sono rimasto a bocca aperta da come sia riuscita ad imporsi, tanto da fondare praticamente un nuovo genere. Pensate che in un prossimo futuro possa riaccadere la stessa cosa, cioè che ci sarà qualche gioco capace di lasciare un'impronta così forte e creare addirittura un nuovo genere? Certo che sì, quando non ce lo aspetteremo. Esatto. Cioè, io più che i Souls-like penso a quello che ha fatto, senza farlo lui direttamente, Fortnite. Cioè, sì, certo, completamente imprevedibile. Però è successo, risuccederà e succederà, certo, ancora. Ma citiamo altri esempi, nel suo mica tanto piccolo, Fall Guys, Rocket League. Certo. Cioè, il calcio con le macchinine. Che, Minecraft che stesso. Bravissimo, Minecraft. Cioè, fenomeni, secondo me, ancora più grossi dei Souls. Che non erano telefonati prima. No, no, certo. Sono usciti e ti sono passati davanti agli occhi. Sì, sì, no, no, ma che succeda, credo succederà che per forza. Sia sempre successo anche nella storia dei videogiochi, ma sì, probabilmente sì. Anche i generi che oggi sono cementati e insomma che noi interpretiamo sì. come normali potrebbero aver avuto una nascita del genere. Voglio dire Devil May Cry, quando è uscito certo. Devil May Cry, che tra l'altro era uno spin-off di Resident Evil, quella roba quel lì tipo non di era action, canonizzata in quel modo, di no? Action non era assolutamente canonizzato. La stessa cosa volendo con gli FPS probabilmente. Hai voglia, cioè, certo, ma certo. Chiaro, era tutta un'altra epoca, però certo, quello certo. che fece Doom più che Castle sì, Wolfenstein sì. di fatto certo, servì certo. a creare un genere. Anzi, Doom per anni, ma anni, erano Doom-like, i cloni di Doom. Sì, non, sì. Non c'era l'idea, non era un first-person shooter, non avevano neanche proprio definito questo termine. Sulle era riviste Doom. Si leggevano è uscito un nuovo clone di Doom, cioè era... non era canonizzata la categoria. Ringraziamo intanto Andrea che ci ha fatto un ride con 60 utenti, grazie mille di cuore, grazie, benvenuti, grazie. Stiamo rispondendo alle domande che ci sono state lasciate, è un appuntamento questo del Q&A che facciamo sostanzialmente ogni due settimane, sempre in questa fascia serale, quindi grazie mille di cuore e benvenuti. Ricordiamo che è un appuntamento che potete ascoltare anche in formato podcast, perché esatto. oltre che un canale Twitch registriamo tutti i giorni un podcast di una decina di minuti e ogni due settimane la puntata speciale, questa del Q&A, finisce anche in quel formato. Ed eccoci qua con la prossima domanda di Aras, bella lunga. Nella mia tesi di laurea ho parlato di sensibilità culturale in ambito videoludico, scoprendo che nei diversi paesi censurano determinate tematiche a seconda appunto della loro sensibilità. Per esempio in Germania hanno eliminato ogni elemento nazista nella serie di videogiochi Wolfenstein, oppure nella versione giapponese di Fallout 3 hanno cambiato il nome dell'arma Fat Man, che è il vero nome della bomba atomica esplosa a Nagasaki nel 45, oppure più banalmente in alcuni paesi hanno rimosso il sangue da videogiochi considerati violenti. Qual è la vostra opinione sulla censura? Me lo chiedo perché spesso i giocatori, scoprendo che un videogioco ha subito delle censure, cercano di proposito la versione non censurata, ribaltando quindi l'obiettivo stesso della censura. Avete mai giocato a un gioco pesantemente censurato o al contrario che dovrebbe esserlo perché risulta offensivo per una determinata cultura? Prima di lasciarti rispondere voglio solo citare che la questione della, della simbologia nazista rimossa da Wolfenstein non è legata specificatamente solo a quel videogioco, era proprio una legge Germania, che però è stata credo leggermente modificata. E adesso anche i videogiochi per ragioni di importanza storica o non importanza di simulazione o di racconto storico possono inserire anche la simbologia nazista. Non credo, non so però se lo può fare la saga di Wolfenstein, che è sicuramente molto molto sopra le righe. Non mi voglio addentrare di più nelle questioni perché non lo so, però secondo me è proprio una questione di natura diversa la rimozione del sangue o magari di una scena di violenza, di violenza o di una parolaccia, di un turpiloquio all'interno della sceneggiatura rispetto a questa cosa qua.
Io personalmente non detesto la censura come idea, non riduco nemmeno la questione ai videogiochi, ma la inserisco proprio in un corpus più ampio che riguarda anche il cinema o perché no, i libri, eccetera, eccetera. Secondo me, è sbagliato che qualcuno decida che cosa va bene per qualcun altro, eccetera, eccetera, o meglio, cioè delle regolamentazioni è giusto che ci siano, perché è chiaro che non puoi dare Martyrs in mano a un bambino di 12 anni, però Certo. trovo aberrante l'idea che un comitato dica questa cosa qua non si può fare perché ho deciso che corrompe le menti, innesca qualcosa in qualcuno, eccetera, eccetera. E lo trovo proprio, cioè, profondamente sbagliato. È una questione anche di sensibilità mia, che sono molto da sempre portato a cercare quello che è al limite o oltre, e quindi non mi piace l'idea del controllo. E per quanto riguarda i videogiochi, ripeto, secondo me ricadono dentro quella cosa lì. Poi è sempre una questione delicata. Perché il discorso è che non sempre tutto quello che è shock value in generale, ripeto, non solo nei videogiochi, c'è valore. Cioè, se il valore è solo e soltanto lo shock, spesso dietro non c'è Non c'è niente niente. ed è merda. Certo. Cioè, è po pornografia che nemmeno è così funzionale. E quindi in quel caso lì, secondo me, è anche un meccanismo che si smonta da solo e resta anche molto fine a se stesso. Quando invece, dietro a quella parentesi del pugno in faccia fortissimo che ti prendi e che ti stende e che non te lo dimentichi mai più, Certo, c'è c'è dell'altro, qualcosa da secondo me comunicare, quel sì. mezzo espressivo lì funziona più di una roba edulcorata. Allora, io sono molto d'accordo con te. È anche vero che la domanda forse aveva una sfumatura un pochino legata all'adattamento culturale, cioè è vero che per certe culture certe cose possono essere più scioccanti o di cattivo gusto e che quindi, Certo. diciamo, cioè magari un autore che pensa ad un prodotto per una certa cultura che non vuole quello shock value, magari non si immagina che quel prodotto portato da un'altra parte possa avere quello shock value, ok? Perché io, per esempio, lui ha fatto l'esempio della bomba atomica che si chiama Fat Man o Fat Boy, non mi ricordo, in Fatman, sì, Fallout. Fatman. Io non credo che gli autori volessero Mettere il dito nella mettere il dito piaga, nella certo. piaga, ok? Quindi in quel caso, secondo me, si parla più che di censura di riadattamento Sensibilità. culturale Sì, per un fatto di per un sensibilità. fatto di sensibilità, perché e secondo me in certi casi quella cosa ci può stare, io non la leggo come censura vera e propria, proprio perché non c'era la volontà Però bisogna originale. vedere se c'era o no, cioè non lo sai, Certo, magari lì è bisogna un rimando invece certo. molto esplicito, c'ha la forma Certo. uguale e può starci, Sì, ok? sì. Io su questo rivendico anche un po' una battaglia mia, molto impopolare vista l'epoca. Siamo No, nel mondo globalizzato, informati. Mi ma dici questo? soprattutto per me, cioè io sono contro questa idea dell'inclusione forzata che tutto deve rappresentare tutti, tutto deve essere per tutti, tutto deve... Sti cazzi, vuoi fare una roba che è... ultra settoriale che si rivolge a una determinata cosa che fa schifo a 80 persone su 100 e parla a quelle 20 in quel Certo, modo, per me devi essere libero di farlo. ok, ma su questo siamo di nuovo d'accordo. Però il punto che ti dico è che Bethesda, quando ha fatto Fallout 3, non voleva sicuramente fare quella cosa, cioè lo voleva vendere a tutto il mondo, Certo, ok? ovvio. Quindi in quel caso, per me, non è proprio censura, è semplicemente publishing, cioè una strategia di publishing. Sì, certo. Sì. Cioè, ma anche perché, questo dobbiamo sempre ricordare, come dicevi anche prima, al di là delle finalità espressive, Certo. poi sono prodotti per vendere, Certo, sono certo. prodotti, punto. Poi per il resto, invece, sulla libertà espressiva, sull'idea che un prodotto possa essere estremamente settoriale per volontà dell'autore e anche estremamente scioccante, su questo io
massima. No, poi ripeto, massima, non, cioè, secondo me poi il su tutto. Pubblico e le persone devono sapere distinguere. Perché, ripeto, se dietro c'è qualche cosa, ha un senso. Certo. Se dietro non c'è niente, certo. E a volte si verifica. O anche, ti faccio un altro esempio, ti cito un fumettista che magari qualcuno conosce, underground, ma comunque non così underground. Miguel Angel Martin è un fumettista spagnolo che ha fatto delle robe che negli anni 90 anche in Italia sono state requisite, psicopatia sessuale, che è stato uno scandalo, è intervenuto il governo, leggi, robe. Fa delle rappresentazioni con questi omettini molto cartoon, ma con pochi dettagli, in una specie di futuro super ossessivo con gente che è malata sessualmente e serial killer robe, e ha questa violenza estrema che però si, secondo me, anestetizza da sola, nel senso che sfogli le prime due pagine e dici: ma che cazzo è sta roba, è deviata, è marcia, è estrema, e lo è. Ma sì, quello di Brian De Bruyn, esatto, se tu ti sfogli un album intero suo alla pagina 72 smette di farti effetto, perché è tutto così, è come se fosse un disco tutto completamente urlato e abbassi, certo, il volume e fine. Basta. Sì, sì. E quella roba, secondo me, può aver senso e fa anche delle cose che sono, cioè, secondo me, di valore artisticamente, eccetera. Però, ripeto, si depotenzia perché è proprio il caso del troppo che stroppia. Però lì non è che, secondo me, deve intervenire qualcuno e dirgli: no, questa roba che stai facendo è estrema. È chiaro, deve essere classificata ai maggiori di 18 anni. Ovviamente sì. Certo. Può piacere a un certo pubblico e annoiare certi altri, ma fine. Fermo restando che in tutto questo c'è un grande paradosso, che per esempio i libri non sono assolutamente, diciamo, categorizzati, no, per, certo, età. Sì, sì. Se uno si va a leggere, insomma. Ma ovvio. Qualcosa di veramente potente, forte, certo, potente, è sconvolgente in maniera uguale, certo, assolutamente sì, certo che sì. Allora leggiamo questa. Ale Toll: ciao ragazzi, innanzitutto complimenti per il progetto Round 2. Onestamente, prima di questa nuova avventura non vi seguivo con la stessa assiduità, invece ora le vostre live sono diventate un appuntamento fisso per me. Grazie mille, non sei il solo che ce lo dice, che ci segue quotidianamente. Siccome comincio le vacanze estive, vorrei chiedervi se poteste consigliarmi qualche gioco indie con un bel design o comunque da recuperare assolutamente su Nintendo 2DS. Per facilitarvi vi dico che ho sempre giocato ai giochi Pokémon, i più famosi di Super Mario, qualche Professor Layton, e inoltre da poco, grazie a Switch, sto recuperando un bel po' di indie. Ultima cosa, mi piacerebbe provare la saga di Dragon Quest, quale episodio mi consigliereste di giocare sempre su 2DS? Allora, il 2DS io spero che sia in realtà... Sì, è il 3DS senza 3D, sì. Cioè non il DS originale. No. Che è pure retrocompatibile. Sì. Sì, giusto, sì, anche, certo, il 2DS è retrocompatibile? Domanda difficile, ma credo di sì. Credo siano tutti retrocompatibili. Guarda, lo cerco nel frattempo. Cercano nel frattempo. Per Dragon Quest su DS nativamente è uscito, se non erro, il 9° capitolo, ma ci ritrovi anche il 6, il 7 e forse anche l'Odissea del Re Maledetto. Sì, è compatibile con tutta, okay, la Softeca DS. Se c'è per DS, 3DS, 2DS, quello che è, il porting dell'8, vai sull'8 perché ti trovi un gioco che è veramente eccezionale. Per il resto, giochi assolutamente imperdibili per il 2DS. Che cosa potremmo consigliarli? Sai che mi viene quasi in mente solo roba che in realtà è per il DS originale, tipo Yoshi Touch and Go. Io sto cercando di capire, per esempio, un Kidicarus Uprising funziona su 2DS, perché non so se funziona perché serviva l'accrocchio con l'altro, con l'analogico. Quello forse non funziona. Perché tipo quello è un gioco di quella generazione lì che a me era piaciuto tanto. Cercava degli indie, però sai che su DS, esatto, gli indie non sono molto facili da trovare, perché tra l'altro l'esplosione tra l'altro in quel mercato va
non c'è più lo store che funziona, quindi indie non è che puoi scaricarlo dallo store suo. Quindi bisogna andare sui giochi in cartuccia, amici miei. Esatto. Bisogna andare sui giochi in cartuccia e una bellissima avventura grafica Hotel Dusk. Ti puoi prendere davvero lo Yoshi Touch and Go e riscoprire gli albori della Touch Generation. Gli Etrian Odyssey, se ti piace, un dungeon crawler molto molto classico. I primi capitoli sono molto belli. Che altro? Che stavo altro provando a capire essere? Se Kid Icarus funziona. Sì, puoi usare funziona. Il touchscreen per ruotare la camera, okay, al posto della croce. E allora io ti consiglio quello, che non è una roba indie, ma è un bel gioco, è un bellissimo gioco che secondo me è stato anche molto sottovalutato. Credo che abbia lasciato un po' una cicatrice su, come si chiama? Su, come si chiama il designer? Sakurai. Sakurai. Che era molto, come dire, ansioso e desideroso di riportare in auge Kid Icarus. Lo ha fatto con un gioco ricco anche dal punto di vista proprio della produzione, che è andato abbastanza male. Vabbè, cicatrice però è assolutamente curata. Coi soldi di Smash. Coi soldi di Smash, esatto. Bravely Default, non male. E qualcuno cita anche Samus Returns. Sì, che è veramente ottimo, una bellissima reinterpretazione di Mercury Steam. Assolutamente bravissimo Mitch, che ci scrive in chat, tutta la saga di Mario Luigi o Super Mario Superstar Saga ci sta, assolutamente sì. No, gli Zelda li ha giocati, lo scriveva, mi pare, no? Sì. The Old Hunter dice: ho ancora qualche giorno di Apple Arcade gratis, mi consigliate qualche titolo interessante? Allora, sicuramente puoi prendere Mini Motorways, ti è uscito anche su Nintendo Switch, bellissimo, fidati che diventerà la tua nuova droga. Lego Builders Journey secondo me è da giocare. Un altro molto carino, sempre a puzzle, si chiama Where Cards Fall, che secondo me è scritto proprio in acronimo. Where o When Card Falls, adesso non mi ricordo, ma lo trovo in acronimo. WCF. CF. What the Golf, bellissimo, ovviamente, super suggerito. Fantasian, se vuoi un bel gioco vai veramente tranquillo su Fantasian, che è ancora una delle punte di diamante di Apple Arcade. E mi sembra che ci sia anche The Oregon Trail, non vorrei sbagliare, che è il colpo di reni di Peter Molyneux dopo... Oddio, ma davvero? Non lo conoscevi? No. Sì, sì, dopo che aveva fatto quella cosa del cubo, sì. Ok, e che doveva sfociare in Project Godus, non so neanche se è uscito. Il cubo si chiamava Curiosity. Sì. Ti ricordi? Poi invece se n'è uscito con questo di Oregon Trail, che è un gioco che racconta appunto il pellegrinaggio lungo la frontiera. Ma è quello che muore di diarrea, eccetera? No, no, non è quello che muore di diarrea. Come si chiama quello? Qual è quello che muore di diarrea? Quello lì del viaggio, tipo super testuale, con c'è la maglietta, c'aveva anche la maglietta Joe Pep. Secondo me è quello lì. Quello lì? Secondo me è quello lì. The Oregon Trail, giusto? Sì. Sì, ma devi scrivere videogame. Sì, perché sì, The Oregon sì, Trail sì. Ti fa vedere... Sì, sì, aspetta. Ma sai che non mi ricordo sì, la possibilità qua, di morire? Qua, di questo qua. Questo è quello vecchio, originale. Sì, e lui ha rifatto questo? No, si chiama in un altro modo allora. Perché c'è guarda sempre che questo trail... qui è... Esatto, attenzione. Mi sembrava strano. Ovviamente non sto dicendo il gioco testuale durissimo. Sto cercando Molino. Trail Molino, così diamo il nome giusto, perché altrimenti diventa un disastro. The Trail. Ah, solo The Trail. The Trail, credo. Okay, perfetto. Sì. Sì, è quello lì. The quello Trail. Lì. Che è caruccio, secondo me, ovviamente mai ai livelli delle migliori trovate di Molino, però caruccio, simpatico anche esteticamente, ci sta. Questi sono un po' di consigli che spero ti possano essere utili. Ho messo questa domanda di Pietruzzo, che è millenaristica.
Siete d'accordo sul fatto che questi ultimi anni siano stati il periodo più buio della storia del gaming? Quali ultimi? Cosa definisce gli ultimi? Cioè, da quando? Gli ultimi 2, gli ultimi 3, gli ultimi 5, gli ultimi 8? Comunque no. Gli ultimi 20? Quali ultimi? Facciamo gli ultimi 2. E poi... Ma no, ma che ne so, ma non... mi sembra un po' esasperato come concetto. Anche secondo me mi sembra molto esasperato. No, anzi. Secondo me sono anni in cui di buio c'è lo stato in cui versa l'industria di AAA. Siamo d'accordo. Alle volte, come abbiamo già detto anche in questa puntata, un po' lo stato in cui versa la comunicazione videoludica. Sì. Però in generale, secondo me, sono stati anni che ci hanno dato tante soddisfazioni, in cui si è vista tanta novità e tanta voglia di nuovo che è arrivata dal mercato delle produzioni indipendenti. Guarda, cioè, se io guardo a 360 gradi, io ho continuato a divertirmi alla grande. Io in un periodo in cui ho giocato Hades, Returnal, il DLC di Cuphead, Sifu, esatto, Elden Ring, e cioè, ma di che parliamo? La roba Nintendo, esatto. Secondo me no. Ci sono alti e bassi. Io l'unica effettiva, diciamo, crisi o difficoltà che vedo, come dici tu, nei AAA, secondo me la crisi c'è. Evidentemente il modello produttivo, che è difficile sì, perché è difficile arrivare, sostenere quello sforzo, trovare quel riscontro, il fatto che cerchino di rubarti il tempo, che è la roba dichiarato recentemente Electronic Arts. Cioè, non fanno una cosa che, guarda, funziona, dura 20 ore, figo, poi next. No, lottano per monopolizzare la tua attenzione per periodi di tempo sempre più lunghi. Ed è chiaro che poi lì ti prendi delle portate in faccia. Però, ripeto, non solo ti prendi le portate in faccia, ma crei esattamente le precondizioni per cui il mercato, la crisi, certo, vada in crisi. Ovvio. Assolutamente. E poi tutta la roba con lo stampino, allora quello ha funzionato, via, copia quell'elemento di quello, mettici quest'altra roba, mettilo online, pum pum pum, stampino, c'è spazio solo per uno. Certo che c'è spazio solo per uno. Certo che per me spazio. Quella è la parte che può essere in crisi, fermo restando che... Ma dico di più, anche se non crei con lo stampino, ma il modello prioritario è quello dei giochi che rubano il tempo, magari ce n'è uno che esce, è bellissimo e ruba il tempo a una buona parte della community, ne esce un altro egualmente bellissimo, nuovo, esatto, originale, che per cioè che semplicemente avrà molto più difficoltà a far uscire il pubblico da lì per da andare, lì di, là. Per andare, certo, di là, magari della stessa azienda, no, e magari della stessa azienda, esatto. Ma se anche non fosse della stessa azienda, non è così che ci si fa la concorrenza. No, si fa sulle idee, non sul tempo delle persone, no? Sì. E invece la battaglia che loro stanno combattendo dichiaratamente è sul tempo e i soldi delle persone. Sì, ma così fanno il bot, scoppiano. Certo, lo so. Però quello che voglio dire è che, al di là di tutto, al di là del fatto che io oramai mi appassioni sicuramente di più a magari spesso e volentieri a roba indie che non al grande AAA. Sì, però ragazzi, i grandi AAA comunque continuano a uscire, magari non proprio tutti, ma esserci delle robe che sono delle figate paurose, cioè, nel senso, certo. Giochi sì, secondo AAA me ce ne sono, super fighi ce ne sono, cioè, certo, con poi una ce ne sono cadenza tanti che... un pochino minore che in passato, perché in passato quando uscivano i AAA super fighi erano AAA super fighi magari anche perché rispondevano a un'altra esigenza che non era quella di monopolizzare il tempo delle persone. Adesso ogni tanto arriva quello modello God of War o modello Elden Ring che fa faville, e altrettanto spesso purtroppo arriva quello che invece ha una finalità solo un po' commerciale. Alle volte, cioè, secondo me, fino a qualche anno fa, quando c'era la grande produzione, poi c'erano anche ovviamente le eccezioni di quelli che finivano col muso per terra, però c'era secondo me più la sensazione dell'evento, sì, del gioco grosso, sì, che raccontavi, che vive via. Adesso anche col mondo come è diventato ancora più veloce, ancora più esasperato, più estremo, cioè un gioco esce, viene pubblicato, ne parlano, c'è l'hashtag che sta trending su Twitter 2 settimane, morto, finito, basta. Bene, non ne parla più nessuno, non gioca più su Twitch, ciao, dimenticato, il prossimo.
E questa roba comunque è un ulteriore elemento che non gioca a favore di quel modello produttivo. Ah no, lì. Certo, se devi spendere miliardi per poi avere un gioco che ti campa 2 settimane... Certo. Non lo fai con leggerezza. Certo, ecco. Certo. Ciao ragazzi. 2 settimane mi sono tenuto là. Esatto, sì. Carletto l'ho fatta nel letto, dice: ciao ragazzi, cosa vi manca di più nel lavorare in una redazione e cosa di meno? A me non manca niente. A me manca il contatto con alcuni specifici colleghi. E no, devo dire che dal mio punto di vista manca anche un po' un'altra cosa, ovvero la possibilità alle volte di dare spazio a persone, punti di vista, opinioni che ritenevo preziose in qualche modo. Però è chiaro che quello, più che un lavoro di redazione, era un lavoro di direzione della rivista, perché è chiaro che decidi, trovi una persona, dici: cazzo, questo qui secondo me ha i mezzi per sfondare, diamogli spazio. Però fra, è solo una questione anche di tempo, cioè, assolutamente, nel sì, senso che anche, certo, voglio certo, dire, è un formato diverso, è una cosa diversa, e non è successo, però nel momento in cui, diciamo, che ne so, penso a Giulia Martino, sì, che si è distinta magari per tante cose interessanti che ha analizzato, approfondito, vieni qua e parliamo dei funghi di Elden Ring, ha scritto un, sì, bell'articolo, sì, lo poteva raccontare uguale qui sul divano, sì, sì, cioè, sì, non è successo, però può succedere, assolutamente, però prima per me era una cosa, non voglio dire quotidiana, però comunque succedeva con buona regolarità. Poi ripeto, mi mancano alcuni colleghi, assolutamente non mi manca l'idea di dovermi rapportare con un editore che prendeva delle decisioni che non rispondevano in nessuna misura a esigenze creative. Io aggiungo anche per una, sempre per una questione di trasparenza e di onestà intellettuale, a me manca un po' il contatto con certa roba, cioè, per dire, faccio degli esempi specifici, non è stato tanto il non scrivere la recensione di Mario Strikers che magari un po' mi è dispiaciuto, ma è stato giocarmi Mario Strikers dopo gli altri, cioè insieme a tutti gli altri, nel caso di Strikers anche dopo, perché eravamo pure via. Per esempio, Cult of the Lamb a me sarebbe piaciuto poterlo già giocare in questi giorni. A me quello un pochino mi manca. Io ti dico invece la verità: se avessi avuto Cult of the Lamb non l'avrei giocato. No, io sì. Perché io, no, di brutto. Io di brutto invece. No. Io di brutto, quella roba lì, un filo, ma anche lì, secondo me, è solamente una questione di tempo e di far funzionare un po' meglio gli ingranaggi. Non voglio dire, aspetta, non voglio dire che l'avrei fatto per tutti i giochi, perché per esempio, certo, che ne so, quelli super narrativi, cioè tipo il prossimo God of War, spero di giocarlo in anticipo e ovviamente me lo faccio, anche perché non so se avrei piacere a condividerlo in maniera classica su Twitch. Sì, mentre, certo, per me Cult of the Lamb avrei proprio aspettato, perché lo voglio giocare con loro. Sì, 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 certo, lo capisco. Ci sta. Lo voglio proprio giocare diverso con loro. Però per dirti, che ne so, Splatoon 3, che mi piace un casino, che non faremo in tempo a recensirlo. Me spiace l'idea che non ci gioco non prima, ci che prima, non lo provo prima, che è quella roba, a me è un elemento che un po' mi manca. Tutto il resto, allora, largo io al nuovo. Per ora ancora non l'ho sentito, so che lo sentirò, però per come sono fatto lo sentirò veramente proprio per una pochissime per, cose, per poche cose. Guarda, cito veramente God of War. Sì. Ma tanto ce lo manda. Sì, quello sì. Infatti, quindi non ci va neanche di sfiga, quello sì. Vabbè, quindi, mentre le altre cose che mi sono fatto dopo Road 96, As Dusk Falls, lo stesso Stray, va benissimo giocarlo con queste tempistiche. No, no, però Matt Wolf, le impressioni live, cioè, il punto è che non è che arrivano, cioè, no, no, non è che, certo, se avessi avuto qui oggi Cult of the Lamb non lo avremmo giocato giovedì, non lo avremmo raccontato con la stessa passione, con la stessa partecipazione. Anzi, lato mio, ci sarebbe stata un po' meno scoperta, ma molta più consapevolezza, e per come sono fatto io, poterlo raccontare magari un po' meglio. È tutto lì, e basta.
Sì, Simo, ti invitiamo volentieri. Allora, quanto manca? 15 minuti, abbiamo un pochino, ancora di domande. Voglio leggere questa a tema Evo. Che ne pensate di una eventuale, possibile versione free-to-play di Tekken 8, considerato che questo modello è già stato, diciamo, fatto proprio da parte di Multiversus e del futuro Project L di Riot? Io non sono... Allora, l'ho messa perché è interessante parlare anche di free-to-play, che magari per alcuni picchiaduro che sono... o brawler game nel caso di Multiversus, che sono comunque un genere abbastanza di nicchia, può essere veramente una chiave di innesco per costruire una community. E Tekken sicuramente, come dicevamo nella live di stamattina, non è quell'IP che ha il rilievo che poteva avere nell'epoca PS2-PS3. Ci ho detto, non mi sembra neanche così, cioè non scaduta, così poco considerata dal pubblico di oggi, di dover puntare sul free to play. Anzi, mi sembra che possa monetizzare con un'uscita canonica tranquillamente. Non solo non è la direzione che auspico io, ma proprio smonto la domanda dicendoti che Tekken, che non è più magari nel suo super prime a livello di rilevanza storica, come ne parlavamo proprio stamattina, non ha bisogno di regalarsi. Cioè, certo. Multiversus, chi se lo caga se costa 60 euro? Nessuno. Provalo gratis se vedi che è bello. Project L di sì, Riot. Secondo me è una cosa diversa, perché Riot ce l'ha proprio come filosofia aziendale. Sì, sai? Ce l'ha come filosofia aziendale, ma Riot a livello di picchiaduro è zero. Ha una certo. credibilità che non esiste. Sono bravissimi a fare quello che fanno, che non sono i picchiaduro. Sì, quindi gli puoi concedere il beneficio del dubbio, ma poi figurati, picchiaduro, una nicchia di così, super smanettoni, tutto da dimostrare, e di conseguenza è gratis, provalo e vedi che quanto siamo capaci. Per Tekken secondo me non c'è quella logica lì, e quindi io mi auguro che non vadano a seguire quel modello, perché secondo me sarebbe proprio in partenza un modo di svalutarsi. Sì. No, ma io credo che non ne abbiano proprio bisogno, per quello che ho visto su Multiversus, anche perché mi sembra che i valori produttivi dell'ultimo Tekken siano infinitamente superiori rispetto a quelli di Multiversus. Vabbè, ci sta. Che ho visto, francamente, mi sono trovato davanti un prodotto comunque modesto a livello scenico, estetico, di organizzazione, insomma. E secondo me anche di struttura, cioè è chiaro che pure Multiversus, con questa cosa degli eroi da sbloccare, si apre a un modello di monetizzazione alternativo, che è quello magari delle microtransazioni, quello degli hero shooter, dei MOBA, che ti compri l'eroe che ti piace e via dicendo. Tekken fa una cosa completamente differente. Sì. E speriamo che continui a farlo. E speriamo assolutamente sì. Allora, vediamo un po'. Qui possiamo dare un suggerimento. Ciao ragazzi, una richiesta d'aiuto. Parlo dell'informazione videoludica. Purtroppo la deriva che sta prendendo non è in linea con l'informazione che cerco. Sto esplorando diversi siti e riviste alla ricerca dello... non alla ricerca dello scrolling compulsivo, ma alla ricerca di news fatte bene, veramente informative, tempestive e in buona quantità. Voi dove vi informate? Direttamente alla fonte? Siete affiliati o affezionati a un portale specifico? Di chi vi fidate ciecamente? Allora, se dobbiamo guardare alla scena italiana, devo dire che per le news navighiamo veramente quasi nessun sito. Nessun sito, anche perché ormai c'è addirittura questa tendenza allucinante dei portali italiani a attaccarsi e adattare sempre a una fonte, anche quando la notizia non avrebbe bisogno di passare da una fonte. Che cosa voglio dire? Voglio dire che magari Bandai Namco fa un comunicato stampa e annuncia una cosa, un sito estero riprende questa cosa e la ridiffonde, e i portali italiani, invece che risalire alla fonte e andare a citare l'originale, citano quello che ha citato il sito estero, che a me è una roba che mi fa scoppiare il cazzo di cervello.
No, ma veramente, cioè, è surreale. Tanto vale andarsi a leggere roba in inglese. Noi, per esempio, molto spesso visitiamo Video Game Chronicles. Sì, secondo me Video Game Chronicles è un sito, è un bel portale. È un portale dove non cercano di fare tutto, e quello che fanno lo fanno in una maniera un filino più, come dire, oculata, non cedendo troppo anche alla questione dei rumor, dove sì, cioè li riportano, ma senza 14 news che partono da un singolo tweet magari, che viene scorporato, anzi esatto, accentrano, cioè c'entrano, cioè rumor dicono che fonti... questa roba, tu clicchi, la notizia è lunga così, non sono 5 lunghe così, e lì c'è tutto, quindi clicchi o non clicchi, magari come nel mio caso, e ok, quella la escludo già, se dobbiamo parlarne in Gong quello non lo prendiamo. Però tante volte, secondo me, ha il pregio, ripeto, anche della quantità, cioè di scegliere di fare un po' meno e di dare più rilevanza a quello che merita, senza sì, dover sì. fare per forza 70 news, di cui 56 sono trascurabili. E poi le news sono anche abbastanza estese, di solito sì, insomma, sì, molto c'è elaborate. Sempre il virgolettato, quindi ci sono le dichiarazioni ufficiali dei team, sì. Insomma anche a volte un po' di riassunto, sì. Cioè ti dice siamo arrivati qui perché era successa questa cosa bla bla bla, non necessariamente per il link all'altra notizia, perché è super autoesplicativa lì dentro, poi magari c'è il link ma non ci clicchi perché magari quel che ti interessava te l'hanno detto lì ed è volutamente impostato così. E sì, quello per esempio è un sito che mi piace. Io in generale mi informo molto su Twitter, cioè secondo me la verità è che Twitter, se segui gli account giusti, Nibel è la versione Twitter di Irene, della nostra Irene, non so come cazzo fa ad avere tutti i link, tutte le cose mentre succedono, è un mostro. Però secondo me l'informazione, quella proprio in tempo reale, passa lì. Ivo dice: io mi tengo aggiornato tramite un podcast che si chiama Gong, non si sa quanti minuti con Round 2. Devi sapere, no, mio caro 10, Marco, sono 10 ma sono una bugia. Devi sapere, mio caro Marco, che ci sono ben due domande che adesso non so se riusciamo a farle, in cui in una c'è addirittura l'hashtag Team Gong oltre 10 minuti. Vabbè, tanto, cioè, ogni giorno è così. Ce lo chiedono, ce ma lo è chiedono. Ogni giorno così, quindi ce lo chiedono. Non facciamo finta che... Bloodborne 2, si parla di Bloodborne 2. Ipoteticamente, ci chiede Michele, che non so se è Michele del deserto, accogliereste volentieri un Bloodborne 2 fatto da Bluepoint, come si vociferava qualche tempo fa, rinunciando all'autorialità di From Software e Miyazaki pur di avere un sequel, considerando anche i benefici che potrebbero esserci dal punto di vista grafico? Rispondo brevemente, io no. Neanche io. No, ma ti dico la verità, non sento neppure il bisogno di un Bloodborne 2 necessariamente. Cioè, d'accordo. Se lo fa e lo fa Miyazaki, posso anche essere contento. Anzi no, sono contento. Pippo Ritto Max, come direbbe un amico che alcuni conoscono. Ma se non lo fa, non è che smanio, perché comunque non mi dispiace l'idea che quel contesto, perfettamente, insomma... poi esteso da The Old Hunters, che è probabilmente la migliore espansione di From Software, o una delle... È una delle migliori espansioni, punto. Punto, in generale. Mi piace l'idea che, insomma, quel contesto lì resti una parentesi chiusa, che mi resterà addosso per sempre, che consiglierò a chi, ai giocatori che verranno dopo di me, e che resti un unicum, ecco. Bloodborne 2 secondo me non serve, perché ha già detto tutto l'originale, a meno che non abbiano voglia di dire qualcosa. Ma a me piace anche che l'idea che, cioè, qualcosa resti lì, resti un unico, va bene, speciale anche per quello. Fermo restando che per esempio quella interpretazione fatta da quel concept artist di Playground Game, tutta piena, sì, di sole, di zecche, sì, di merda, sì, di sì, schifo, sì, era bellissima, però era un'altra roba. Io dico che se devono fargli fare un remake super fedele dell'originale, ben venga, perché un Bloodborne con quella grafica lì, 60 fps eccetera eccetera, gimme. Se invece devono metterci del loro, quando tra l'altro loro non hanno mai dimostrato niente in questo ambito, assolutamente, nel creare da zero, con molta calma e umiltà partite dal basso e non da qualcosa di così, secondo me, fuori dalla vostra portata. Ma secondo me, cioè, non gli arriva nemmeno la proposta, perché sarebbe
quasi anche una mancanza di rispetto nei confronti di From Software. La vedo proprio poco giapponese come cosa. Sì, sì. È vero che Sony non è più un'azienda così strettamente nipponica, però nel rapportarsi con un'azienda che invece nipponica lo è, immagino che insomma un attimino di attenzione in più ce la possa avere. Poi penso che voglia avere anche un futuro nel rapporto con From Software, cioè magari non per fare Bloodborne 2, ma per fare qualcosa di simile, una nuova IP da zero, penso che vuoi fargli il torto. Sì, chi lo sa. Sono d'accordo. Marco, io direi di fermarci qua. Va bene. Con questo Q&A e ringraziamo adesso tutti quelli che ci hanno seguito in replica qua in versione podcast, e diciamo a Vince di tagliare e ci risentiamo alla prossima. E invece ora, yeah, si sbombeggia yo su Twitch. Che cazzo è? Fa ridere. Scusami, che c'è questa roba. Che sei così, tutto composto. Ma puoi dire anche cazzo culo figatette nel podcast. Non succede niente, giuro. Non succede niente. E perché poi non sei più credibile. Cioè, lo sanno oramai che sei un minchione panato. Ho capito. A me fa ancora ridere quelli che dicono: ma fossa senza camicia quando non c'è la camicia. Ma cazzo, cioè, non c'ha la camicia spesso oramai. No, non così tanto spesso. No, però succede, una volta a settimana succede. Una volta a settimana succede. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo ringraziare tutti quanti voi che vi siete abbonati. Issimo, che è partito regalando 5 abbonamenti. Grazie mille. Sdeng. Marco Lindemort, Super Pila, ha rinnovato l'abbonamento. Andrea ci ha fatto il ride, abbiamo ringraziato. Geppo, abbonamento di livello 1. Jet Hammer ha rinnovato l'abbonamento con il Prime. Così come Daniros 88. Live Trainer si è completato a livello 1. Alessandra si è abbonata a livello 1 per 4 mesi. Black Sheep per la prima volta con il Prime. Ortix anche lui con il Prime. Baluna ha rinnovato l'abbonamento per il quarto mese e Lelitoki76 ha rinnovato l'abbonamento per il quarto mese. Ok, abbiamo ringraziato tutti quanti. Posto, perfetto, ci siamo fatti anche la nostra live serale scema, va bene così, e naturalmente. Io faccio la ranetta. La ranetta. Il Kajem. Sì. Il Kajem l'ho passato, eccolo là, la prima. La ranetta. Vedi, questo non poteva fare nel pod, ma in realtà poteva farlo nel pod, cioè sei autoconvinto che l'unica cosa da fare quando c'è il Q&A, cioè come poi se il Q&A lo ascoltasse gente di un altro livello col monocolo e... Tom, Archeo Tom, c'ha pipa monocolo, e il monocolo. Esatto. Però assolutamente, assolutamente sì. E forse si gingilla in mano anche con una protesi d'argento oculare del 1500. Tutto bello. Marchio Tom c'è anche la mattina quando c'ha le stronzate, quello ti dico, cioè arrivasse solo per quel contenuto capirei il taglio un po' così, un po' composto, no ma scusa, sono pacato, e dice, no, vabbè comunque è ok così. Esatto, non ha capito, siamo gli stessi stronzi ma con le cuffie. È uguale, bravo Davide, spiegaglielo così, in modo molto deciso, molto diretto, per forse lo capisce. Va bene, bravo Ivo che hai colto la citazione di un giorno in pretura. Obbligatoria. Vedi, Fizio, io sorseggio il tè con il minimo alzato, io lo so, Fizio, man of culture. Lui viene solo per il Q&A. Solo per... Ci sta. Sta, va bene, l'importante è che continui a seguirci, noi siamo contenti così. Amici miei, è una roba diversa, va bene. Domani mattina, alle 10, alle 12, qua. Sempre, un nuovo episodio, una nuova puntata di Round 2. Saremo a Luca Comics, assolutamente sì. Domani pomeriggio invece, alle 2:30, andiamo live perché alle 3 c'è il direct di Splatoon, dura una mezz'oretta, facciamo un'altra mezz'oretta di chiacchiera, chiacchiera cose, e finalmente poi ci muoviamo su quello che conta. Pompa Amurant la nostra pompa di benzina costruita su Gas Station.
la mia pompa di benzina. Io non mi prendo meriti su questa cosa. Costruita su Gas Station Simulator. Domani devo capire come giocare con una tastiera. Devo, per forza. Vabbè. E l'andiamo a comprare. Tra le 12 e le 2 possiamo uscire e comprare una tastiera. E il podcast chi lo registra? Ce la facciamo. Ce la facciamo? Sì, oppure non lo facciamo come oggi, tanto non ci sono notizie, non lo facciamo. Secondo me domani una notizia c'è. Domani c'è? Ma sì, dai, una notizia c'è, dai. Sì, sì. Bene, va bene. E quindi domani si riprende Gas Station Simulator. Giovedì pomeriggio, invece, sempre dalle 3. Giovedì si vola. Arcade Paradise, quindi giovedì è maratona alla fine. Giovedì è maratona. Maratona vera, cioè inutile sì. Negarlo. Giovedì è maratona. Dalle 3, quindi simulatore di lavanderia che si trasforma in una sala giochi con tanto di cabinati interattivi da giocare. Questa è la parte di lavoro che potete volendo evitare. Esatto. E poi dalle 18, Cult of the Lamb. Come che potete evitare? Tutti qua con me giovedì! Guarda là, come, guarda là il braccino come mi fa. E poi dalle 18, Cult of the Lamb. 19, si blocca alle 19. 19? Sempre un'ora in più. Sempre un'ora in più. Quindi 4 ore. No, ti fermo prima, ma tu sei pazzo. Ma tu sei pazzo. Ma io tu voglio sei avere pazzo. La sala arcade più ma bella. Ma pazzo, di, stai calmo. La sala arcade calmo. Più bella di tutta la città. Stai del calmo, Massachusetts. Stai calmo. Guarda, ti dico già, programma. Tanto fai dalle 3 fai dalle 3 alle 5 e mezza, 6. Stacchi? Assolutamente no. Poi arriva la sala più bella arriva del Massachusetts. La notifica alle 19 e via. Ti raccolgono col cucchiaino. Ma smettila che bevi due cose e vai in catalessia e dici Age of Conant. Age of Conant. Va bene. Amici, grazie chi per essere. Non c'era stamattina non sa non che so. Cos'è Age of Conant. Non lo spieghiamo, non lo spieghiamo, basta. Va bene. Grazie a tutti, grazie per esserci a domattina. Stati nonostante l'assenza di notifiche, vi vogliamo bene, ci vediamo domani. Ciao. Ciao.